Ciao. Valeria. Valeria, hai un cognome poco conosciuto che non ha mai fatto successo nella No, infatti. vita, eh? Ti chiami Valeria Rossi, da Non è Valentino omonima di... Eh Sì, sì, a esatto, proprio Vasco lei. VR. Omonima di Dammi tre parole. Dammi tre Sole, parole. cuore, Ah, amore. anche Sì. quella. Ah, no, non avevo pensato a quello No, io ho all'inizio. pensato a Valentino Rossi e a Vasco Vasco Rossi. Rossi. No, c'è anche Valeria Rossi. Il VR è Eh proprio sì. l'associazione VR è fantastica con i rossi, Ho eh? dovuto infatti impegnarmi a cercare un altro nome d'arte perché non mi Di dove sembrava sei, giusto. Di Valeria? Como. Di Sì. Como. Vedo che sei impaziente di farmi ascoltare la musica, Un sacco. quindi attacca. Va bene. Sono un mio brano che si intitola Come si combatte una battaglia. Ok. Sembra tutto calmo, mentre la tempesta mi sovrasta. Vorrei un abbraccio, mentre tutto è distante da me. Sento tutto calmo, mentre i tuoni mi invadono la testa. Passeranno, ma il potere è la resilienza ed io non so. Io cerco il respiro lento, ho l'acqua fino al collo, per fortuna galleggio, non so. Allora, Mi dica. mi dica, ma vedi tu, Valeria, prima di tutto dovresti cercare, è una cosa che dico a tutti perché se ormai si è dimenticata che la canzone è poesia, cioè tu canti che hai l'acqua fino al collo, per fortuna galleggio, cioè, ho capito, che ne so, ho l'acqua alla gola, ma respiro, cioè trovo una roba diversa, rendi più poetico il tutto, hai capito? Ok. Cioè, tu hai fatto una sorta di descrizione con i denti stretti, con... Ecco, adesso devi prendere il testo e lavorarci sopra. Il tuo omonimo, Vasco Rossi, non è che scrive una canzone, scrive un testo, per lui le parole sono importanti, mica un Certo. casino. Cioè, dopo che hai scritto quello che tu vuoi cantare, allora cominci a lavorarci sopra, hai capito? Fammi un'altra canzone. Un'altra. Sì, Ok. sei spaventata. Sì, un sacco. Ma fai concerti dal vivo tu? Sì, ogni tanto suono in giro per Como.
o Milano, dipende. Ma come basket? No, nei locali. Ah, ma da sola? Fino a prima avevo un gruppo, un duo con cui sì, facevamo, cioè, facevamo le aperture in alcuni locali, tipo Loibo oppure a Como, il 235, non so se conoscete. E adesso ho iniziato questo progetto da sola e sto cercando di riprendere a suonare un po' in giro. Però devi avere qualcuno con te, un gruppo nemmeno pensato di mettere. Sì, sì, ho in mente di il duo progettare. Era maschio e femmina, tuo con un... No, ma io un'amica. Tu e un'amica, sì. E com'è che è finita? Che io volevo fare il progetto da sola e abbiamo diviso un po' le strade. Ah, ok. Sì, sì. Beh certo, eravate già in pochi, poi siete anche divisi. Vabbè, ognuno fa... Sì, ma da sole non si va da nessuna parte. No, certo, infatti ho in mente di fare... vorrei avere almeno una band. Esatto. Fammi sentire. Poter anche arrangiare le canzoni. Certo, perché così sono ancora un po' poverine. Esatto. Vai. Compongo silenzi da sempre intorno a me, convinta che basti conseguenze, rinchiusa in un mondo che trasmetto ad intermittenze, schiva inerte quello per cui risulto indifferente, è ciò che mi importa di più. Se mi guardi attentamente mi sciolgo. Se mi guardi attentamente mi sciolgo, se mi guardi attentamente rendo trasparente la dogana del mio involucro, la dogana del mio involucro, domande insistenti. Sono una rete chiusa che si apre su misura a sé. Se mi concedi gli spazi da incominciare, dimmi tratti inconsueti e di tutti i miei difetti. Se mi guardi attentamente mi sciolgo, se mi guardi attentamente mi sciolgo, se mi guardi attentamente rendo trasparente. Allora, beh, macchinosa, no? Mi dica. No, mi dica. Allora, no, qui col, il testo è già meglio. A parte, okay. Fate,
non hai i requisiti necessari, una roba da proposta di lavoro, non da canzone, sì. A parte quello che cambia, ma a parte quello, si capisce che è tutto in embrione, cioè è un progetto tutto in embrione, sì. Che devi cominciare a confrontare dal vivo, magari trovando qualcuno, magari, hai capito? Però ci sei. Ok. Ci sei. Ci può stare. Certo che ci può stare. Va bene. Va bene? Va bene, grazie. Ci toccherà di avere un'altra Valeria Rossi nel mondo della musica? Sì, cioè non lo so, vediamo se va bene, sì. Ok. Ci provo. Ciao Valeria. Grazie. Ciao. Un piacere.